Grazie Presidente. Come ricorderete, a settembre, nell'ambito della delibera Vision Zero, avevamo già presentato un ordine del giorno che dava indicazione alla Giunta di, in maniera sinergica con i municipi, di individuare sia dei percorsi pedonali, ma anche tutte quelle aree all'interno della viabilità locale che potessero essere subito tradotte in zone 30. Questo perché, come sapete, il livello di incidentalità e il livello del grado di rischio rispetto alla incidentalità aumenta ovviamente con la velocità e sappiamo tutti che comunque all'interno dei nostri quartieri, nelle vie non principali, è già tanto se si riesce ad arrivare a 30 all'ora, quindi il fatto di aver istituito le zone a 30 all'ora comunque, quando verranno realizzate ovviamente, sarà già un ottimo passo avanti per quello che riguarda la sicurezza in questa città. Con questo ordine del giorno oggi vorremmo seguire l'esempio che, o comunque vorremmo invitare la Giunta a valutare tecnicamente l'esempio che già esiste in alcune città, non solo italiane, per cui in alcune zone 30 è consentito, in alcune vie delle zone 30 è consentito ai ciclisti di circolare anche in senso opposto al senso di marcia. Per cui, ecco, molto semplicemente, nel rispetto in ogni caso del codice della strada, chiediamo alla Giunta di fare tutte le verifiche tecniche per poter dare una risposta, quindi un piano di fattibilità iniziale per poter cominciare a dare delle risposte ai cittadini in questo senso, perché in ogni caso, tempi permettendo, anche questa è un'iniziativa che può migliorare di molto la possibilità di utilizzare un mezzo alternativo a tutti i mezzi pubblici e anche privati. Grazie.